con 88% dei voti a favore, successo schiacciante e previsto del presidente Bashar al-Assad alle elezioni siriane. Nessuno metteva in dubbio la vittoria dell'uomo forte di Damasco, anche se la consultazione, che lo ha confermato fino al 2021 alla guida del paese, gli ha regalato ben 7 punti percentuali in meno rispetto alle scorse consultazioni. I due cosiddetti sfidanti, Maher Ajar e Hassan Nouri, non avevano alcun peso politico ed erano oppositori solo sulla carta. Hanno ottenuto rispettivamente il 4,3 e il 3,2%. Sono emerse però numerose denunce di irregolarità durante le operazioni di voto e si contano almeno 3 morti fra coloro che festeggiavano il successo di Assad. E mentre il regime cerca di dare l'impressione di un paese pacificato, ad Aleppo, Homs, Idlib e Hama si continua a morire. Almeno 24 le vittime questo mercoledì sotto i bombardamenti dell'aviazione siriana, mentre gli osservatori di paesi come Iran, Russia, Zimbabwe o Libano hanno dichiarato che le elezioni sono state regolari.